Naviganti della federazione, bentornati a bordo della Serritos, bentornati proprio all'appuntamento dedicato agli episodi di Star Trek Lower Decks, siamo arrivati al quarto episodio, qualcosa in prestito, qualcosa in verde, dovrebbe essere il titolo se non ricordo male, ma poi Gianluca sicuramente mi dirà se ho azzeccato il titolo dell'episodio oppure no. Con noi, oltre a Gianluca, dovrebbe arrivare anche Andrew Riker, se ce la farà. Buca per Ismaele, che questa sera non sarà dei nostri, ma fa nulla. Eh, siamo sempre pronti come sempre a leggere i vostri commenti eh, riguardanti questo episodio, e soprattutto per passare una, una serata in amicizia proprio per parlare di questo episodio di Star Trek. Che altro dirvi? Eh, le gondole di curvatura sono cariche, il motore anche. Mm, vi aspettiamo, iniziate già a mandare i commenti, che tra poco vi saluteremo. Vi ricordo che non siamo qui solo per parlare di Star Trek, ma siamo qui per viverlo insieme. Insieme a tutti voi, a tra poco occhi doki, alla mareen, alla mareen, da alla mareen. Amiche e amici della federazione, bentornati in diretta insieme a noi, pronti per parlare dell'episodio 404 di Star Trek Lower Decks, ho azzeccato, non ho detto Discovery come nella prima puntata in cui avevo <ride> sparato fuori un Discovery, vado già a salutare eh, le persone che sono qui in diretta insieme a noi e che hanno già lanciato i commenti, Ezio Boscani, Demius Kaipol che è il nostro eh, Marco, Davide Caldarelli, Angela Di Carlo, Nadia. Cappi, eh, Kira Neris, Eleonora Sulas, Angela di Carlo ancora e Domenico Chirico. Buonasera, grazie mille di essere qui in nostra compagnia. Chi non si è ancora palesato, si palesi. In modo che tra poco eh, potremo eh, salutarlo senza nessun tipo di problema, perché questa non è Ibiza. Ma soprattutto a Ibiza non ci sta neanche il nostro Gianluca vicinanza. Buonasera Gianluca tutti, buonasera. Come stai? Tutto bene, tutto Di bene. ritorno perché la settimana scorsa non è stato dei nostri per eh, vari problemi lavorativi. Siamo, siamo pieni di lavoro. Siamo pieni di oh, lavoro, bello. ma non si guadagna una mazza. Quindi, qui, <ride> ehm, che, qui già Kiranerismi dice. Ehm, lancio già il primo commento Claudio stasera maglietta rossa che sprezzo del pericolo eh, ultimamente guarda il pericolo è molto elevato per quanto mi eh, riguarda Gianluca allora cosa, cosa abbiamo fatto oggi com'è andata la giornata ce l'hai fatta vedere eh, l'episodio sicuramente sì perché sei qui in nostra compagnia assolutamente sì l'ho visto un po' a spizziche bocconi però devo dire che effettivamente questa stagione un po' con la stanchezza del lavoro insomma Fatico un po' a carburarla, però poi alla fine comunque. La si apprezza sempre. Allora, prima di passare eh, e parlare di questo episodio, avevo 400... indovinato il titolo mh, mentre avevo lanciato il taser. Qualcosa di prestito Qualcosa, in prestito, qualcosa, qualcosa di Qualcosa di, di verde? Ok, perfetto, lo dovrei averlo eh, azzeccato. Salutiamo anche Stefano eh, Garioni che eh, si è unito insieme a noi. Ah no, mi appare comunque anche qui. Ciao, Stefano. Mentre Davide Caldarelli eh, ci ricorda il brano Alla Mare Conta 4, Alla Mare Conta 3, Alla Mare. Se capirai, Alla Mare tu riuscirai, o comunque riuscirai. Con, con me verrai. Era la versione di um, Deep Space Nine. Che poi in uh, Lower Deck è stata un attimo modificata. E visto che Davide ha lanciato proprio questo blocco che riguarda l'episodio scorso, eh, volevo sapere da te, Gianluca, come hai trovato l'episodio 403. Salutiamo anche Valle Giuffri che si è unita insieme a noi. Ehm, prima proprio di iniziare a parlare del 404. Il 403 si è ripreso rispetto al 402 che anche per te e anche per Ismaele non era molto ehm, sprintoso diciamo. Non me lo ricordo, qual era il 403 adesso? 403 era quello... Eh, <ride> mi è rimasto impresso. No, è allora. rimasto... Oh, addirittura... No. Ti è passato di me... Allora, visto insieme poi, tra l'altro. No, ho visto prima il 3 e il 4, però onestamente adesso non mi ricordo che cosa ho visto. Sei, sei, sei proprio scoppiato. Cerco ah. di ricordarmelo anch'io, anzi. Ah, eh... vedi, penso che non unico. Eh, lo so, ragazzi. E qui, ragazzi, è, di è difficile tenere a mente tutto. Ma avevo qui il riassunto, eh. Da qualche parte c'è comunque il, il, il gioco degli UAD all'interno. Del, um, dell'episodio uh, non trovo più la trama non so che fine abbia fatto mi cogli impreparato comunque um, ricordo che c'era Tandy si è colto impreparato da solo alla Tandy, Ratterford eh, um, che uh, dovevano uh, trovare il cip isolignare um, uh, che non funzionava eh, non c'era il ah, taser sì. all'inizio dell'episodio. Dell eh, L'anello di Dyson, ecco guarda che ci stanno arrivando. I, e il computer informatico megagalattico, questo era il. Te lo ricordi adesso? Sì, sì. vagamente. Non, Niente, frega, proprio niente, applausi oh. a Gianluca. Applausi a Gianluca. <ride> che non sento, tra l'altro. Non so se senti se sono arrivati. Non so se senti oppure oh. no. Risolveremo anche la questione del fatto che tu non senti gli applausi, eh. Ma non solo io, anche l'altra volta. Pure eh, il Bonetio, non, non riusciamo mai a incrociarci. Qui ormai il tempo è, è sempre non è dalla nostra parte. Eh, andiamo con Vedi. la situazione. Vedi Davide Caltarelli? Sì. No, no, aspetta, aspetta, aspetta vedi che dice che anche io ho visto 3 4 insieme e infatti non era presente alla live e ah, immagino ecco. che manco lui si ricorderà il 3 perché poi <ride> cioè... rimane nella mente solo il 4 <ride> per cui certo <ride> Comunque, la cosa dei chips solineari si sì, me lo ricordo la ricordi, Poi sì. l'anello di sì. Dyson, il mega computer galattico che il capitano Freeman per con l'aggiornamento manda in crash. Ah, Cadono sì, le nuvole, sì, eh, sì. non volano farfalle. Non sto sì, pensando, sì, eh. Giusto che poi Boimler faceva la sua prima missione da tenente, ecco, Junior Bravissimo, eh, vedi che ci sì. sta venendo eh, in no, mente. Piano piano, piano piano. Eh, non sembra, eh, oh, c'è una certa età. Che vuoi. Eh, esatto. <ride> giustamente, giustamente, non sembra, ma c'è una certa. Eh, Va bene, eh, dicevamo, mh, vogliamo uh, lanciare la Sinossi. A questo punto non so se Andrew arriverà perché se è così in ritardo o è successo qualcosa o non lo so. Vabbè, comunque vedremo un po' se apparirà. Andrew sarà sicuramente dei nostri eh, volentieri. Non uh -huh. so se è arrivato ancora qualche altro messaggio. Nel frattempo mi pare di no. Io no, direi no, di lanciare la Sinossi. Se tu sei d'accordo, sei d'accordo. Sei d'accordo, Sinossi, a tra poco. Tecse. Episodio 404 Something borrowed, something green Qualcosa in prestito, qualcosa in verde Proprio come Andrew Riker quando finisce lo stipendio perché si compra i modellini. Andy è convocata su Orione per un matrimonio. Nel frattempo, Boimler e Rudenford batti beccano su come gestire il loro nuovo alloggio. Scritto da Grace Parra Jenny, diretto da Bob Suarez. Un caloroso abbraccio dal vostro amato gorilla! E questa era la sinossi di questo episodio che tra l'altro abbiamo anche un attimo allungato perché la sinossi ufficiale era solamente il primo blocco de, eh, che, che parlava di, di, di Orione e basta. Il sistema... Sembrava una sinossi scritta da quelli dei è della Disney Si ricordi quando eh, facevano gli Orville appunto proprio sì, cortissimo con gli Orville devono fare questo ah, vabbè gli Orville quando, quando scrivevano gli Orville lì era sì. una, una roba eccezionale comunque non, non so la pelle. <ride> per questa stagione Lower Decks le sinossi ufficiali sono molto spremute esatto. e tirate proprio al um, al minimo eh, episodio che possiamo dire eh, racconta eh, quattro eh, storie la prima proprio eh, molto compressa che riguarda il taser dell'episodio dove abbiamo eh, la nave di Orion ehm, dove ci sono a bordo alcuni passeggeri non, nonché alcuni eh, ufficiali dei ponti inferiori eh, che cercano di salire di grado nel, nel sindacato anche se questa nave è solamente una nave di rifornimento quindi una nave di, 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 di un po' come la Serritos di secondo contatto eh, sul ponte scatta l'allarme gli Orioniani inseguono questa astronave che ormai conosciamo benissimo da un un bel po' di tempo, che è l'astronave eh, misteriosa che secondo noi, anche secondo molti nostri ascoltatori, eh, dovrebbe contenere badge eh, come, come se si dice in italiano Gianluca, che non mi ricordo il nome del, del pipottino lì di Rutherford e eh, credo Beggi sì. Beggi ok perfetto. E insomma distrugge questa, questa nave come sempre nel solito modus operandi disattivando gli scudi, disattivando l'energia eccetera eccetera. E la nave eh, va in pezzi sempre nello stesso modo. Parte poi la sigla ma adesso parte da noi anche il nostro sondaggio, sondaggio. Eh, che eh, potete votare se non l'avete ancora votato attraverso il nostro canale Telegram. Trovate la descrizione e il link del canale proprio eh, nella descrizione del... Della nostra live, Commi, vedi Nadia Cappi è arrivata ad aiutarci. Commi, badge è la versione ah, inglese. Sì, 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 giusto. Eccolo qui: Star Trek Lower Decks episodio 404. Quanto vi è piaciuto questo episodio di stagione? 5 Stelle è il voto massimo. Gianluca, ci sei solamente tu. Hai questa grande responsabilità. Quanti voti diamo a questo episodio, seppur dormivi? Secondo me, quando lo stavi guardando, <ride> eh, così fa. <ride> Guarda, vediamogli 4, 4. Eh, tendente al 5 perché effettivamente è stato originale per quanto riguarda uh, la scoperta che ci ha fatto fare del mondo oroniano e, e fa parte del franchise praticamente da sempre. Solo che poi alla fine non c'è stato mai l'occasione di saperne qualcosa di più. Eh, però diciamo, resto ancorato sul 4 perché poi diciamo, non è uno di questi episodi che resta nella memoria, insomma è carino, è spassoso, insomma è bello anche la parte eh, ironica con Rutherford e Boimler eh, con la, eh, la sala <ride> olografica. No, <ride> Eh? Sì, no, 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 sto ridendo, sto ridendo. Effettivamente la, la parte di, di Rutherford e di Boimler a me ha divertito molto. Sì, eh, sì, sì, sì. Quindi mantiene sì, questa comicità alta, e, e così è, è diciamo comunque bello. Per questo, diciamo, darei un, un voto tra il 4 e il 5. Ok, perfetto. Eh, ricordiamo e sottolineiamo bene quella la cosa che hai appena detto. È la prima volta che nel franchise arriviamo su Orione, perché noi Orione non lo abbiamo mai visitato in nessuna serie di, di, di Star Trek precedente Lower Decks Ti saresti aspettato, e chiedo anche ai nostri ascoltatori: vi saresti aspettati un pianeta. Eh, un, un pianeta castellano, possiamo dire sì, rinascimentale. Eh, quasi. Ve lo aspettava, tutto e lo aspettavi. Io mi aspettavo tutt'altra cosa. Mm. No, no, infatti. Sì, no, uh, mi aspettavo effettivamente qualcosa un po' come abbiamo visto uh, su, a Discovery, Discovery sembra sì, che esatto. era la quarta stagione, quindi che abbiamo visto in quella cava, quindi c'era, uh, diciamo, era molto molto... <ride> uh, Terra terra come ambientazione, sì, un, un, br un brutto ambiente, diciamo, sì, mm, sì, sì, sì. Un, un ambiente sicuramente da, da, da evitare. Eh, invece... Da pirati poi l'altro non pirati che abitano in, quel, in quello sfarzo, in quel lusso che abbiamo visto in Lower Deck. Ci sono mezzo un, mezzo. un po' le caste su Orione. Abbiamo la casta dei benestanti, la casta dei benestanti, e poi c'è la plebe. che sì. Andate a lavorare, anzi, andate a rubare, e <ride> eh, poi abbiamo Letizia, casta. Casta. Non l'ho capita questa. Letizia Castà l'attrice Ok, quindi... C'è la casta e la casta. I no, no. Lo sento, non la casta, Vabbè, se... <ride> <Lo> sento, La <ride> sento, ragazzi, mi metti l'applauso. ti metto anche l'applauso. Ehm, Domenico Chirico ci dice... Ah, hai selezionato tu, eh. Sì. <ride> ti ho bruciato... Hai bruciato. bruciato vai. <ride> Orione un misto tra Luigi XVI e la Cina dei Ming. <ride> Esatto, esattamente. Ci sta, ci sta. Eh, prima di proseguire con l'episodio, andare a vedere anche il sondaggio e, e i voti, lancerai il blocco pubblicitario eh, con il blocco pubblicitario anche di Andrew Rocker. A tra poco. No, <ride> oh, <ho> cominciamo! <ride> sì, 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 sì. E tu sia o non sia appassionato di modellismo iscriviti al canale youtube di Andrew Riker, unboxing di vari modellini, descrizioni dettagliate di figure, robotoni, tutorial spiegati in ogni minimo dettaglio per aiutarti a montare la tua nuova collezione di modellistica Star Trek, Dumbledore mobile, Mazinger Z e molte altre collezioni Cerca su YouTube Andrew Riker 1 e iscriviti al suo canale attivando la campanella Andrew Riker, il canale del quale non sapevi di avere bisogno. Questa non è Ibiza ma è Ritos. Bentornati nuovamente in live con noi per parlare dell'episodio 404 eh, qualcosa in prestito qualcosa di verde come quando perché si chiama così perché si chiama così è una bella domanda e sono sicuro che Gianluca ha la risposta perché se no non avrebbe posto la domanda <ride> perché Gianluca come te prima, come te no, prima dove... che mi ha fatto la domanda sulla terza eh... sul terzo episodio non te lo ricordavi manco tu Gianluca dimmi perché si chiama così No, sono qua, scusami. Eh. Allora, si chiama così, ca caro Claudio, perché il titolo si riferisce alla celebre mh, filastrocca inglese Something Hold, uh, che scherzosamente suggerisce alle spose gli indumenti indispensabili per la buona riuscita del matrimonio. An fondamentalmente. Ah, ok, quindi anche perché si parla di un matrimonio, ehm, esatto. quello della sorella di Tendi. Per esatto. Cui... Eh, tra l'altro, Tendi è entusiasta, tra l'altro, in questo episodio, proprio all'inizio episodio, di aver fin finalmente del tempo libero perché da tenenti si può avere anche del tempo libero. Ma proprio mentre inizia a pianificare un po' di divertimento, il capitano Freeman si presenta per dare eh, al tenente un messaggio. E eh, il permesso di tornare, sarebbe il permesso di tornare a casa su, Orion, or su Orione per il matrimonio di sua sorella. Dopo aver trascorso così tanto tempo, lontana dalla famiglia. E da tutto il dramma dei pirati di Orione, Tendi è riluttante ma il capitano insiste affinché vada ad aiutare e promuovere i buoni rapporti con la flotta stellare ehm, anche per il fattore della nave che abbiamo visto che è stata distrutta all'inizio dell'episodio proprio per appoggiare ehm, e aumentare i rapporti tra Orione e la federazione. Eh, Mariner è entusiasta di partecipare a questa mh, missione lì con, 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 con questo Sbarco, ma com'è che lo chiamano il, quando vanno in ferie? Non mi è in mente il, eh, i giorni di... Me lo dirà qualcuno è sicuramente in rete... Eh, boh, non lo sai neanche te, andiamo bene. Eh, loro, come si chiama quando vanno in, in franchigia? No, sì. In questi giorni di franchigia ecco dopo un po' mi viene in mente anche io con la mia età ehm, con la speranza di scoprire molti retroscena retroscena di tendi eh, Tellin eh, si invita a raccogliere i dati sui risultati di Orione per l'alto consiglio vulcaniano che poi tra l'altro durante l'episodio scopriamo che questi, questi dati li butta ecco demo De, sky è arrivato franchigia grazie sì. mille mi, mi dà la conferma ehm, mm -hmm. senti Prima di andare avanti fammi dire giusto una cosa effettivamente uh, c'è questa diciamo, differenza tra, di, tra scusami, uh, Strange New Worlds e um, Lower Decks per quanto riguarda questa scelta di uh, presentare all'inizio della, uh, della stagione il, il nemico e poi dopo uh, affrontarlo all'ultimo perché effettivamente vedi la scelta di Strange New Worlds è stata <ride> quella di che c'è? Oh. <ride> <ride> che ci <'è? ride> guardiamo mi fa morire da ridere sta cosa ah di sì, <ride> sì. Segue pure. Allora, dicevo perché effettivamente uh, in Strange New Worlds c'è questa cosa che alla fine comunque è stata lanciato il sasso all'inizio del, del primo episodio e poi se ne è parlato direttamente al decimo mm. e vedevo effettivamente anche in rete un po' di uh, amici che erano spazientiti al fatto che questi Gorn non arrivassero mai, ogni volta c'era sempre un episodio in cui si parlava d'altro invece qui la scelta è stata differente è stata quella vedi, di accompagnare episodio per episodio Comunque, quella che sarà la, la trama probabilmente dell'episodio conclusivo e accompagnandolo in maniera orizzontale lungo tutti quanti gli episodi, o quasi tutti, in cui ci aggiunge praticamente le varie razze che conosciamo e che vengono attaccate da Commi. Presumiamo che sia lui chiaramente. Sì, quindi, io... E quindi io... Praticamente... io mi stavo chiedendo, ma te che cosa stai guardando? Hai il burro bianco? Anch io! <ride> Ah ben là je dis ma E quindi praticamente cioè, vedi anche questo sottile progresso in questo, anche in questa storia, perché poi comunque il capitano Freeman fa il riferimento alla scomparsa della nave quando annuncia l'approvazione del congedo di Tendi. Quindi qualcosa comincia a muoversi, comincia a, diciamo, a, ad arrivare alle orecchie della, della Serritos che sta succedendo qualche cosa anche se forse ancora non hanno collegato, che, tutte quante quelle um, esplosioni di quelle navi sono in qualche modo relazionate tra di loro che poi allora quindi ehm, facendo un sunto riguardo a quello che hai appena detto eh, sta piacendo un po' di più questo fatto che comunque viene inserito ehm, un indizio in più possiamo dire a ogni sì, episodio step, rispetto a sì. Strange New World che, che è partito all'inizio e poi eh, non se ne sapeva praticamente più nulla quindi buona cosa vuoi leggere qualche commento nel frattempo sì. e dopo andiamo a vedere il sondaggio perché non abbiamo ancora visto, il sondaggio Gianluca eh no, infatti allora ehm, partirei, recupero questo di Kira Neris ehm, memore dello stile delle danzatrici oroniane pensavo un pianeta più simile alla una notte mm. e poi invece ehm, sempre lei Kira Neris ci dice che questa serie ha una comicità non sense veramente spassosa e poi c'è Davide Caldarelli che ha recuperato, grazie Davide, la uh, filastrocca di cui parlavamo prima, something old, something new, uh, something borrowed, something blue. Uh, qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di blu. Grazie Davide. Um, Chiaramente invece il verde qui sta sul fatto che gli oroniani sono verdi. Ah, eh, giustamente, giustamente. <ride> um, se fossero stati invece i... Altri, gli Andoriani, la fila strocca sarebbe andata praticamente bene. Ehm, che altro volevo aggiungere, ah, ecco, oltre, ah, il... a... sì? ah, no, volevi far vedere il sondaggio, mi sa? So. Bravo, sì, no, non stavo pensando al sondaggio, stavo pensando all'altro. Grazie per avermi ricordato il sondaggio, quindi andiamo subito a vedere il sondaggio. Grazie a Gianluca. Applauso per Gianluca! C'è un applauso, Gianluca in questo momento per te. Okay. Eh... <ride> Faccio finta di sentirlo. Okay, come prima facevo finta <ride> di vederti davanti al muro bianco. yeah <laughs> Come sei bello Gianluca. Eh, andiamo a vedere il sondaggio. Allora, eh, i risultati. Abbiamo 48 voti per quanto riguarda questo sondaggio. Mi sembra un po' di più rispetto a quelli di settimana scorsa. Eh, 5 stelle sono state votate per il 65% degli utenti che corrispondono a 31 voti. 4 stelle, il 25% degli utenti, 12 voti. 3 stelle, il 6% degli, degli utenti, 3 voti. Nessuno ha votato eh, 2 stelle, ma abbiamo 2 voti con il 4 su una stella ricordo come sempre che chi non ha votato nella descrizione del nostro video trovate il link per entrare nel nostro canale telegram e poter effettuare ehm, la votazione salutiamo anche 58 elvi elvira che si è unita insieme a noi saluta gianluca elvira questa sera io e gianluca ci guardiamo tanto negli occhi <ride> allora ehm, dicevo oltre alla storia del matrimonio eh, di Orione eh, dove che fa rima con? Che fa rima proprio con quello eh, <ride> e... con Baglione eh, sì. <ride> c'è anche la storia che, la terza storia che prosegue sulla Serritos che poi apre la quarta storia quindi la terza storia eh, dove eh, abbiamo Uh, Dove sta uh, Boimler Ratterford. e Ratterford che battibeccano Boimler. per quanto riguarda il loro alloggio? Inizia un battibecco tra le altre cose. Uh, Mariner vuole proprio andare su Orione perché voleva allontanarsi da, da questo uh, Boimlerato Ratterfordato. Possiamo definirlo così? che Questo legame eccessivo che si era uh, unito tra questi due nuovi coinquilini che poi alla fine si sono ritrovati un po' come in Friends, Joy e l'altro tizio quando si erano presi d'appartamento Chandler Grazie Chandler, mille È un po' quel rapporto lì eh, Gli manca solamente la papera che gira per... <ride> l'alloggio sarebbe il top ma al posto della papera in questo caso c'è il bonsai e il bonsai sarà il fulcro di questa storia poi ne arriveremo e ne parleremo e litigano proprio per questo bonsai perché non uno dei due vuole bagnare questo bonsai ma eh, tutti e due vogliono bagnarlo e alla fine proprio per questo vanno a litigare ehm... è carino pure scusami Claudio questo ribaltamento dei ruoli vale a dire che le donne le ragazze scendono sul pianeta e hanno questa avventura no, nella ricerca e poi scoprono che devono trovare la, la sorella di Tendi che si, si presuppone che sia stata rapita e, e quindi... Diciamo, vanno nei posti anche un po' più malfamati. E, e Mariner verrà pugnalata più volte, quindi, comunque loro si ritrovano ad avere eh, questa avventura, mentre invece eh, i ragazzi si ritrovano confinati dentro il loro alloggio lì con, anche con le faccende domestiche. Perché si parla insomma, anche delle lenzuola. Mi sembra, a un certo punto, quindi, sì, vero, comunque vero. Le lenzuola <ride> hanno morbide. queste cose più c sì, il top, esatto. hanno messo il top. Il topper il topper ma c'è il topper il topper c'è eh, 58 Elvi ci chiede come mai ci guardiamo eh, negli occhi eh, eh, per, se perché va mai va così perché, perché che Chiara Gagliazzo canterebbe perché siamo due cretini che vibrano vicini <ride> ok basta ragazzi qui eh, non ho neanche bevuto vino e non lo bevo neanche praticamente mai Pure siamo proprio così di nature eh, prima di proseguire eh, ci facciamo compagnia perché ci manca il nostro manca Andrew Andrew Andrew, Andrew, dove sei? O anche Ismaele. Ismaele, dove sei finito? No, Ismaele, so che per lavoro... Ismaele sta tormento, cotto. <ride> Ciao Ismaele, se guarderai la live in uh, differita. E eh, eh, salutiamo anche Andrew, non so se arriverà oppure no. Eh, detto questo, lancerei un blocco pubblicitario, ma senza Andrew Riker. Sei contento? <ride> 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 blocco pubblicitario un poco... e quindi prima di ritornare su Orione volevo andare a ringraziare chi è che fischia? sei te? eri eh? te che fischiavi? guarda se ti eri addormentato sembra che si è sentito un fischio <ride> No. No, vabbè. <ride> Lo so. Ho fatto un sospiro, ah, forse, okay, un non sospiro era un di qui. sollievo, un sospiro di sollievo, andiamo a ringraziare invece i nostri sostenitori che eh, negli ultimi sei I mesi tramite il nostro sistema People hanno sorretto le infrastrutture di Extra Track tramite una donazione attraverso il nostro sito internet e i nomi sono Salvatore Tringale, Olle. Eleonora Sulas, Olle. Marco Nazzaro Olle. Matteo Piccolo. Olle. Federico Rossetto. Olle. Thomas Catellani. Olle. Andrew Rocker. <ride> <ride> Filippo Casadei. Olle. <ride> Se anche voi avete il piacere di sostenere. <ride> <il> nostro... <ride> <ride> Povero Andrew. <ride> Cosa? Basta. <ride> <ride> È perché lo sto spingendo a, a venire in live interrompo, a interrompo il, il, il video perché è tanto è venuto nel frattempo si è sto raddoppiato Gianluca comunque se anche voi Il doppler <ride> Se anche voi avete il piacere di sostenere il nostro lavoro e volete che il vostro nome appaia all'interno delle nostre live, non vi resta che entrare nel nostro sito internet extratrec.com, eh, cliccare sul banner PayPal e offrirci un caffè o un aperitivo. Eh, la vostra donazione sosterrà le spese del nostro server per il nostro sito internet che tra poco dobbiamo, dobbiamo tra, tra l'altro rinnovare e per la multipiattaforma delle nostre live. Nella sezione sostenitori, invece, del nostro sito internet troverete proprio tutti i nomi delle persone che hanno Donato dal 2022 fino ad oggi se invece volete sostenere gratuitamente eh, il nostro che te ridi non, non sarà sto... strano <ride> vedermi e <ride> <complicato. ride> eh, allora ti tolgo la duplicazione eh, se anche voi volete sostenere eh, gratuitamente invece il nostro canale youtube non vi resta che mettere un like a questo video perché è molto importante quindi mettete un like a questo video in modo che eh, youtube lo possa diffondere un po' di più eh, in eh, rete eh, commento sì. siete davvero in <ride> <splendida> forma una <ride> roba, roba siamo cotti a puntino perché altro <ride> comunque ore 22.30 di martedì 25 settembre 2023 è rientrata una sonda tra l'altro l'ho sentito martedì. prima lunedì lunedì e eh, io sono, sono già siamo in forma siamo, no? siamo già doma... <ride> sono già domani <ride> Sono avanti, sono avanti. Eh, dicevo, eh, è rientrata una sonda. Tra l'altro, eh, ho scritto il telegiornale con della materia proveniente da, una, eh, da un asteroide eh, e servirà per scoprire qualcosa in più sull'origine della vita qui sulla Terra, o perlomeno gli scienziati stanno cercando di fare questo. E questa è una cosa che a me affascina molto. Quindi volevo condividerla anche con te, Gianluca. Va bene, grazie. Bene. Eh, Purtroppo non sono. Diciamo... Diciamo esperto come Andrew che avrebbe Appunto, potuto sicuramente dare eh, qualche, qualche informazione, informazione in, più. in più. Quindi invitiamo Andrew a correre in live così ci darà informazioni anche in merito. Che sicuramente sarà informato. Eh, ecco ah, Però guarda: abbiamo il nostro Demius Skypol che se ne occupa lui. Osiris Rex con i campioni dell'asteroide de, 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 Bennu de, de, Bennu de Bennu. Poi so che dovrebbe passare tra poco, anche eh, a, a Pophis sto sparando eh? però mi pare di, sì, di aver sentito che dovrebbe passare un altro asteroide molto vicino alla Terra potrebbe essere pericoloso e quindi ah ecco poi comunque ecco, serve anche per studiare come cercare di eh, allontanare eventuali asteroidi che si avvicinano alla mm. Terra eh, Bennu più Ben Nu Plus, oh. deve essere un nuovo servizio streaming sì, di, Paramount. Non so, di Paramount. Grazie mille, Marco. è il, eh, canale, è il canale satellitare. Ah, eh, ok. Eh, vale Giuffre ci dice: Siamo lunedì, dai, che va tutto bene, eh, meno male. Sì. Sì, sì. Allora, comunque, A livello di spazio, l'unica cosa che so è che praticamente un paio di settimane fa era visibile a occhio nudo la stazione spaziale verso venerdì e sabato di appunto non il precedente ma di, di una settimana fa appunto ehm, era possibile verso le otto e mezzo di sera riuscire a vederla e l'hai vista eh? e, e io no purtroppo non ho avuto modo occasione però mi era stato detto che eh, c'era la possibilità di farlo però purtroppo non ero diciamo oh, nella possibilità di poterlo vedere Comunque, avevo attrezzatura per poter diciamo vabbè, non, anche non imprendere. serve, serve l'attrezzatura comunque per vederla è bellissima vederla passare a me mi, mi emoziona sempre quando la, la vedo passare c'è un'applicazione su, su, sugli smartphone che vi dice dove si mm -hmm. trova la stazione spaziale ma comunque spesso passa più che altro di solito passa in orari notturni però comunque è, è bella questa applicazione perché ti indica anche da dove eh, deve apparire e dove arriverà eh, dall'altra parte del del, del firmamento guarda, ti dico queste parole ragazzi <ride> amiche e amici amici amiche eh... <ride> dice Domenico Chirico che Bennu è un dio egizio e Bale Giuffri sì anche lei la vede ogni volta che, le, che dicono che, che passa la eh beh beh beh. comunque scaricate l'applicazione mi pare che si chiami proprio ISS l'applicazione è ah, molto semplice okay. e vi dà proprio la possibilità di intercettare nell'orario esatto quando passa la, la stazione e vi indica anche in che zona si trova eh, sulla terra eh, in, in orbita intorno alla Terra. Eh, se non sbaglio, tra l'altro viaggia anche a una velocità molto elevata. Eh, 38.000 km sto sparando eh, o 37.000 km orari non, non, non lo so comunque è, è molto elevata non ha curvatura però, eh, però è, è, una bella, è una bella velocità e gira forse o, o 26.000 km, 26 km orari non, non mi ricordo forse gira 37 volte intorno alla terra durante il giorno ehm, sì? sì Domenico specifica poi che la, la sonda si chiama Osiride e anche questa appunto è riferimento ad una dea queste cose le so perché guardavo Stargate, perché se no, eh, mm. <ride> perché tutti i vari di, dei cattivi di Stargate ah. avevano i nomi proprio dei pazzi. Dei, 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 dei <ride> eh, Tiranelisse altro... invece, sì, eh, io ho visto Starlink per, per caso, bello, lo scorso agosto Bello, io non l'ho mai visto, mi sarebbe piaciuto vederlo. E anche Angela Di Carlo l'ha visto bellissimo. Bello, bello, bello. Che, che bello quando ci si scambia queste informazioni. Torniamo invece sull'episodio o vuoi la pubblicità sì, e... di Andrew Riker? <ride> sull'episodio, okay. <ride> e a proposito di stazione spaziale non so se c'hai lo screen del, anche di una stazione spaziale che abbiamo visto anche noi passare in un episodio di, uh, di Lower Decks eh, ah, che era appunto Terok Nor con... Ah, ok. A un certo punto si è visto il, il modellino. modellino. Sì. C'è l'immagine, forse lo, lo si intravede in questa clip che ho mandato in onda prima. Nel, eh, eh, eccolo lì a destra, ba... eccolo lì. Che è il modellino che ha montato in un altro episodio, tra l'altro, nella stagione 2 o 3, forse più 2. Esatto, me. sì, sì, sì. Che eh, sì. già si... lì le avevamo, sì, le avevamo notato insomma che, che era presente. Mm. L'avevano già citata e quindi è tornata questa volta, se la sono portata all'interno del, del loro nuovo alloggio Giustamente, ma poi anche Boimler. Ha anche Come abbiamo già visto anche nell'episodio precedente, ha il, eh, la statuetta di eh, Archer, versione specchio, però non so come faccia averla. <ride> e ha anche un'altra statuetta. Non mi ricordo qual era l'altro personaggio. Picard, no? Non mi ricordo. Vabbè. Eh, andiamo invece su Orione e vediamo questo eh, mondo Orioniano di cui abbiamo già parlato poco fa molto castellano infatti uh -huh. viene citato anche l'ingegnere capo della serritos che è, un, eh, che è un castellano pure lui come abbiamo visto in un altro episodio dove è un re mi pare in, del, del suo mondo eh, sì. parti qui la società sì la società oroniana e madriascale grazie alla capacità delle oroniane di controllare i maschi della propria specie tramite eh, i feromoni e praticamente una capacità che influisce poi anche sui maschi di altre, di altre specie e, e quindi tra l'altro questa è anche la prima come abbiamo detto la, diciamo, la prima volta che vediamo questo mondo che poi tra l'altro uh, mondo di questa specie che risale addirittura uh, al pilot di Star Trek quindi lo zoo di Talos in cui una delle visioni presentate al capitano Pike uh, uh, era proprio una seducente orioniana, praticamente fu Susan a interpretare Vigna la prima orioniana di Star Trek e poi dopo sappiamo che comunque questa fama degli orioniani è stata legata al, trimi, al crimine al, tramite il sindacato di Orione e poi ci sono stati anche Enterprise e Discovery come diciamo prima che hanno mostrato un po' aspetti della popolazione orioniana oltre appunto cioè fino ad arrivare poi all'Overdex che, che ha deciso proprio di svelare come è fatto il, il loro pianeta Um, vado su un commento di Dan, il nostro Demius, che ci dice: per riguardo alla stazione spaziale: 28 km, eh, 28.000 km orari, compie 16 giri al giorno intorno alla Terra. Speriamo mm. che non becchino mai un autovelox. Perché quella velocità, secondo me, <ride> sono in multa e gli ritirano anche la patente. Vai col commento, sì. Francesco Zenocchini, Orione è essenzialmente la Sicilia ok, <ride> non so il perché eh, uh, vai. Gli, gli ricorderà Vabbè, um, a proposito ma, 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 sì. posso aprire un attimo una, una parentesi, non so se hai sentito che qui però si va sulla politica però, sulla politica ignorante <ride> hai sentito del tizio eh. che per risolvere il problema degli sbarchi <ride> voleva cedere Lampedusa all'Africa <ride> <ride> Hai Vabbè, non l'hai sentito. Non è un no. politico, fortunatamente. No, era, è un militante di un famoso partito, eh, mm -hmm. intelligente a modo suo, eh, e voleva risolvere così: però beh, bisogna avere un'intelligenza. Nessuno ha pensato a questa cosa qui. Piano piano cediamo, se, se ne va anche. Ma non è mica colpa mia, eh. ti sto raccontando quello che hanno raccontato. Vabbè, ti, torniamo all'episodio, no, Perché è stata citata la, la Sicilia, no? Quindi magari, non so, ecco. prima Lampedusa, poi magari anche la Sicilia, piano piano. Perché dopo da Lampedusa si sposteranno, penso, in Sicilia. No. <ride> sarà Orugnani, ci sarà un'invasione di orgnani? Non lo so, non lo so, non lo so. Eh, Ezio Boscani, commento eh. Ma c'erano anche vascelli scientifici orugnani? In Sicilia? No, non so. <ride> non so a cosa si riferisce in effetti. A cosa si, si legava di quello che stavamo dicendo prima. Ah, ok, ok. Eh, un militonto, ci dice il eh? <ride> <ride> Può darsi, può darsi. Eh... <ride> Eh, blocco pubblicitario torniamo subito c'è anche lui c'è anche lui stavolta che è meglio no si tra poco Che tu sia o non sia appassionato di modellismo, iscriviti al canale YouTube di Andrew Hiker. Unboxing di vari modellini, descrizioni dettagliate di figure, robotoni, tutorial spiegati in ogni minimo dettaglio per aiutarti a montare la tua nuova collezione di modellistica. Star Trek, Dumbledore Mobile, Mazinger Z e molte altre collezioni. Cerca su YouTube Andrew Riker 1 e iscriviti al suo canale attivando la campanella Andrew Riker, il canale del quale non sapevi di avere bisogno. E siamo tornati nuovamente in live, episodio eh, 404, qualcosa eh, in prestito, qualcosa di verde, se non ricordo male il, eh, il titolo ma mi sa che l'ho cannato. Gianluca in questo momento si è ritirato penso per la pubblicità di Andrew Riker, torna, so che se no non ti mando in onda, eh, come, anzi ti mando in onda doppio così sei sicuro. No. <ride> Comunque torniamo eh, all'episodio, eh, cosa succede quando arrivano su Orione? Eh, sostanzialmente tendi che la prime no eh, non so mm -hmm. se hanno voluto fare un riferimento alle linee temporali di Star Trek la prime line <ride> che <in> line forse non <ride> avrebbero voluto comunque è la prime perché è la prima sorella delle, ehm, di questa quinta casa tra l'altro orioniana quindi un, di, di, di grande potenza possiamo dire eh, che deve andare a cercare la sorella che si deve sposare eh, perché è stata rapita ma a quanto pare sembra un rituale normalissimo per gli orioniani ma qualcosa invece è andato storto perché è stata rapita prima dell'annuncio delle delle nozze non ricordo bene quale quale fosse il, um, il vincolo che, che che era saltato e tendi e eh, um, mariner e eh, telin partono alla ricerca della sorella ma nel mentre nel mentre amiche amici... la madre gli ha detto tendi una mano a tua sorella valla a cercare Vado, me ne vado, me ne vado, oh tolgo, tolgo. No, adesso faccio l'applauso per questo bellissimo eh, intervento di Gianluca. Um... <ride> Sulla Serritos proseguono le avventure. Eh, tra Boimler e ehm, Rutherford, che si ritrovano sul ponte logrammi eh, a eh, interpretare entrambi Mark Twain. Mark Twain che abbiamo visto, giusto Gianluca in un episodio di The Next Generation: Un mistero dal passato. Esattamente. E amici. Sì. E quindi loro infatti è buffa questa cosa che loro per derimere la loro questione, insomma alla fine interpretano entrambi eh, Samuel Clemens, quindi Mark Twain, e effettivamente lo abbiamo visto come personaggio che ha avuto comunque un ruolo tutt'altro che banale in uh, Un mistero dal passato, in cui il ritrovamento in alcuni scavi della zona di San Francisco portarono al ritrovamento dei resti di un androide che risalivano a 500 anni prima e questi resti erano quelli di data. E, e quindi, questa cosa poi portò al, al viaggio nel tempo in cui erano coinvolti anche, eh, in cui fu, fu coinvolta anche Gainan. E poi, appunto, ci fu anche Jack London, Mark Twain, appunto, e, e insomma, fu un bellissimo episodio. Confermo. nella San Francisco di fine 800. Confermo, come veramente un, un, episodio eccezionale, un episodio eccezionale. Nel ho visto che il nostro sondaggio su Telegram ha avuto un voto in più, quindi qualcuno dei nostri ascoltatori ha votato, ehm, quindi 49 voti, mi pare che sia tutto, forse è aumentato la 5 stelle. Eh, sì. 63% sì sono aumentate le 5 stelle esatto, quindi chi sì. non ha ancora votato trova comunque il link del nostro canale youtube ecco qualcun altro ha votato ancora eh, so, siamo scesi a 62% per le 5 stelle 3 stelle 8% eh, e il 4 stelle è scesa a 26% chi non avesse ancora votato dicevo trova il link del nostro canale eh, sul, sul nella, nella descrizione di questo video e potete aggiungere e anche unirvi al canale dove, comunque, inseriamo anche le notizie riguardanti eh, Star Trek. E tra le altre cose, parlando di notizie, a quanto pare eh, sembra che lo sciopero che c'è in atto in questo momento negli Stati Uniti. Non, non si sta risolvendo, ma sembra che si stia trovando un accordo temporaneo, quindi forse, però c'è ancora il punto di domanda, forse può darsi che eh, ricomincino eh, a lavorare alle nuove se serie di Star Trek. Non so se questa cosa è positiva oppure no, perché comunque far lavorare delle persone che non sono soddisfatte può darsi che eh, mm. non portino, eh, non sfornino prodotti di eh, quale di. di, 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 di Um, di, di, di buona qualità, di buona qualità. Eh, Ezio Boscani ci dice: Sciopero um, sceneggiatori pare finito, ma infatti c'è un punto di domanda perché comunque siamo uh, con un accordo temporaneo. Quello degli attori ancora no, uh, vedremo un po'. Uh, uh, stamattina ti, ti sto dando l'aggiornamento, Ezio. Uh, di oggi pomeriggio, ti. Eh. Ci sto dicendo proprio che, che, che è temporaneo e non è detto che ricomincino comunque a lavorare quindi ancora un punto di domanda. Eh, Francesco Zanocchini invece ci dice: Tilin: eh, sembra che le mie note siano danneggiate, butta il pad, eh, quella scena mi ha steso. Effettivamente, come abbiamo detto prima, Gianluca eh, Tilin sta raccogliendo tutti i dati riguardo il ehm, modo di fare degli orioniani, ma eh, chissà perché vogliono distruggere tutti questi dati. Do, forse per non andare a intaccare. Um, vabbè, che poi. Lei dice che alla fine, per non scoprire troppo di questo mondo, perché ormai diciamo, sono abituati a conoscerlo poco, eh, e okay, infatti, quindi, quindi non vogliono resta tutto un po' così sul misterioso e sul uh, vago. Comunque, tornando a bordo della Seritos, proprio interpretando, come diceva Gianluca, Mark Twain, alla fine, seppur inizialmente hanno battibeccato, Rutherford e eh, Boimler hanno risolto i loro problemi e qui poi si altre il blocco mh, finale dell'avventura della Serritos dell della ehm, ma prima di arrivare a quello volevo vedere un attimo una cosa c'è il um, questo modo di fare di tendi che vuole nascondere il tutto quello che sa fare di Orioniana, tra virgolette, no? Vuole essere la brava ragazza, vuole, vuole discostarsi proprio dal dal suo popolo, eh, però comunque, come vediamo qui, fa la gara alcolica con gli insetti e vince, <ride> vince la grande. Hai mai giocato, Gianluca, questo gioco in qualche bar a Roma o <ride> nella tua terra? No. no vorresti provare? <ride> <ride> Mi sa che è più facile farlo nel nord est in inverno, ah, eh, può darsi, <ride> Che lì può darsi. <ride> so che, insomma, comunque c'è più la tendenza a scaldarsi con l'alcol il pomeriggio, con finita la giornata di lavoro, infatti, per un periodo ho vissuto a Pordenone e c'era questa uh, piacevole usanza, <ride> ah, ecco, ecco. Volevo invece andare a recuperare ehm, un commento, di un nostro utente sul canale Telegram riguardante la scena che vi mando in onda in questo momento che è il momento in cui eh, Tandy, eh, Mariner e eh, Tlin scendono eh, nella bettola ehm, dove ehm, viene definito dove si scopa ok sì, sì. <ride> Eh, questo utente scrive, perdonatemi, ma è normale che ad un certo punto parlano di sotterraneo per eh, scopare, quando invece in lingua originale dicono tutt'altro, come da sottotitoli italiani eh, acclusi. Mi sembra vergognoso, vergognoso <ride> e irrispettoso un adattamento del genere. Ehm, vabbè, noi gli abbiamo risposto. È stato fatto per creare il contesto e per contestualizzare l'imbarazzo di Tandy, probabilmente. E comunque eh, di, di sesso eh, si parla poco dopo. Non è la prima volta che in Lower Dex si parla di sesso. Addirittura abbiamo visto Immugato gumato in una scena spinta con tanto di Guardone. Non so se vi ricordate quel bellissimo episodio, <ride> incredibile. Ehm, ci risponde ancora l'utente dicendo sì, eh, ma adattamento non vuol dire inventarsi di sana pianta e dialoghi rendendoli volgari. Eh, che mal si adatta a Star Trek, ma piuttosto a South Park o a Babies and Butterdead. Eh, non so se l'ho detto giusto oppure no. Però, vabbè, mi sembra che lower Dex sia una eh, serie abbastanza mh, spinta. Non so se ha mai sentito parlare la dottoressa Tana. Questo. Eh, ah, ecco, hai messo il mitico! Uh! Oh, aspetta che lo inquadriamo. Perché non, non avevo preparato la foto, quindi ce l'hai fatta a metterla tu. Che, che, che piacevole compagnia. Ah, mi ricordo, <ride> mi ricordo di, quel, di quell'episodio di The Next Generation. Adesso è il mio gorilla, <ride> <ride> André. C'ha il gorilla e io c'ho uh, Esok, che è, è l'episodio in cui Picard viene rapito. viene rapito. Sì, sì, sì. Sì, 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 era praticamente vabbè, noi qui in Lower Decks abbiamo visto quest'alieno Chalnot Coca che faceva parte appunto uh, cioè, che compare e che si mangia il bonsai e no non lo può dover dirlo questo hai spoilerato ma si sa dai ah, beh, e... fa niente, <ride> penso che l'abbiano visto tutti. Gli niente ma era bello dopo anni. allora non si mangia il bonsai <ride> e <ride> E fa parte appunto di questa razza che abbiamo visto in questione di lealtà eh, e diciottesimo episodio della terza stagione di The Next Generation quando appunto Picard venne rapito da una energia che penetrò nella nave e si, si ritrova poi in questo luogo sconosciuto e in una cella insieme ad altri alieni e poi successivamente eh, sopraggiunse questo, eh, questo Chalnot di, di nome Esok che si materializzò e sorpreso da questo, uh, dal suo rapidamento saltò in piedi e estrasse un grosso coltello, infatti c'è proprio la scena di questo Coltello così, e, e quindi chiaramente la razza appunto è questa che è quella che rivediamo poi. Esatto, uh, riprese in Lower Decks uh, in cui poi inutilmente provano la terapia di, diciamo, che avevano utilizzato Rutherford e, e Boyme. Esatto, perché la, la una... questione è che il, sia la Serritos che la nave di, di, di questo scimpanzé eh, evoluto eh, devono raccogliere i dati di una nebulosa, no? di un... Qua, di, di una stella mi pare o boh, non mm. mi non me ricordo so sì. che lui non vuole i dati della Serrito se vorrebbe essere lui l'unico che analizza eh, questa nebulosa questa cosa qui insomma e alla fine comunque cercano di trovare l'accordo proprio come Boimler e Ratterford si sono accordati per il bonsai e quando Solo che con loro non viene nominato il bonsai lui si chiede che cos'è il bonsai <ride> quella scena lì mi ha fatto morire dal ridere <ride> C'è questo qui, è lì che litiga col capitano Freeman. E appena sente la parola bonsai, che cos'è il bonsai? Te ne frega. Vabbè, vabbè eh, Kira Neris ci dice le facce di eh, Boimler e Rutherford quando si mangiano il bonsai. Io morto, e eh beh, effettivamente. Guarda, <ride> ti do eh, ragionissima, Kira, Kira. Eh, c'è qualche altro commento nel, commento nel frattempo, eh, Gianluca? Uh, cioè Ezio Boscane dice che è uh, la figlia di una delle famiglie più potenti di Orione a quanto pare eh, ma non vuole usare il suo rango e comportarsi come una ragazza normale e vuole comportarsi come una ragazza normale eh, eh, ah, ok, e, e comportarsi come una ragazza normale di Orione ma vuole sì. essere una ragazza normale un po' della flotta poi? e poi Etelin sempre Ezio uh, in quella scena del getto del dipad ha guadagnato mille punti in simpatia pur nella sua modalità asettico vulcaniana <ride> Comunque, troviamo. Troviamo. Tandy trova sua sorella. Ehm, eccola, mamma mia, guarda, <ride> Eh, vabbè, qui non, non c'è. la scena del bonsai perché eh, l'episodio, se non l'avete visto, voi che ci state guardando, magari qualcuno lo guarda in differita, andate a vederlo su Paramount Plus perché è un episodio che fa veramente morire da ridere. E su Paramount Plus, giusto per fare un po' di pubblicità, c'è anche Vita da Carlo. Andate a vedere anche Vita da Carlo che mi sta facendo morire da ridere. C'è un personaggio nuovo, tra l'altro, il maggiordomo che pure feticista <ride> si annusa le calze nel titolo. Andate a vedere, fa morire no, da ridere. Fare spoiler. <ride> eh, ho fatto un piccolo spoiler, effettivamente. Eh, vabbè, dai. Andate a vederlo perché eh, eh, fa, veramente, fa veramente ridere. Eh, detto questo, eh, ti vuoi togliere quel, 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 quel coso lì? Perché io ti devo guardare negli occhi e mi, quello lì mi inquieta. <ride> C'hai paura, eh? eh? Fa un po' paura, effettivamente. <ride> Preferirei il gorilla. Eh, ah. Dicevo, ehm il tizio, vabbè, tornando invece su su su, su, su orione eh, tendi trova sua sorella e eh, si ritrovano comunque a combattere perché eh, la prime dovrà diventare la eh, sorella di tendi ma non si sente all'altezza ma poi tendi la eh, incoraggia gli fa capire che comunque sarà anche eh, lui, lei all'altezza e riguardo proprio eh, alla nave dove eh, si trovano le ehm, dove si trova la, la sorella di, di Tendi mm. e Tendi ha informazioni a riguardo tu Gianluca uh, so che quel relitto um, che usano per arrivare in tempo al matrimonio è una classe Raven esatto. eh, dal nome del vascello in cui okay. i genitori di Annika Hansen studiavano i Borg Esatto, quindi se guardate proprio anche la postazione che vedete qui in questa fotografia che vi stiamo mostrando, prendiamo l'immagine proprio della nave eh, dei genitori di, 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 di 7 di 9, eh, uh -huh. corrisponde proprio a quella, quindi la, la nave è proprio lei ed è questa bellissima nave che vediamo nell'episodio di Star Trek eh, Voyager. Davide Caldarelli, ci sono dei commenti? Se vuoi lanciarli Gianluca, tutti i tuoi. Sì, allora, uh, il primo, se, se va tutto bene, domani dovrebbe essere sottoscritto uh, un nuovo contratto per gli sceneggiatori, al momento invece gli attori supportano... Uh, al Momento invece gli attori in supporto agli sceneggiatori. Quindi teoricamente, anch'io, da, da quanto ho capito, gli, gli attori non sono in sciopero in questo momento, ma solo gli sceneggiatori. Ah, no, aspetta, sì, no, è collegato al messaggio successivo, mm -hmm. uh, cioè al momento invece gli attori in supporto agli sceneggiatori scioperano per, scioperano solidarietà. per solidarietà, ma cesseranno anche loro domani se tutto verrà firmato. Quindi, allora, cruciamo che... le dita. Può darsi che la, la cosa vada a buon fine. Salutiamo anche Pietro Maria Mola che si è unito insieme a noi. Eh, lancio un piccolo blocco pubblicitario. Io sono pronto ad andarmene, se è ancora lui. A tra poco. È spoli. lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui, Gianluca Vicinanza. E non lo abbiamo neanche mandato in onda il blocco di Andrew, perché vabbè, due volte è già più che sufficiente. Comunque, eh. siamo arrivati quasi al termine dell'episodio in cui comunque. Ehm sono andato in blocco eh, la sorella di tendi si sposa con il fortunato eh, sposo e tutti vissero felici e contenti e tra le altre cose dopo aver mangiato il mitico bonsai il tizio lì della nave che della nave che razza è che non mi ricordo già più Uh, eh, arriva anche lui. Ci vuole Eccolo ciannot, eh, si mangia il bonsai e tutti vissero felici e contenti. D dopo il bonsai, può darsi che ehm, Rutherford e, e Boimler si prendano una papera, potrebbe essere un'idea. <ride> <ride> potrebbe essere un'idea. Sarebbe un bel aggancio a Friends, questo eh, a amici di Lower Decks, amici, amici e amiche, ma soprattutto. Amici, e amiche. amiche. O oh, amiche, amici. Amiche, amici. Eh, questa non è Ibiza. Eh, salutiamo anche Mirko Brunelli che si è unito insieme a noi. Ma stiamo arrivando tutti adesso. Cioè, ora che stiamo chiudendo. Ora che stiamo dai. chiudendo, tra le altre cose, dobbiamo ricominciare da capo. Lunedì cominceremo alle 11 allora. Eh, dubito che Inizieremo. tu. Ti andrebbe bene a te, iniziare alle 11? Sì, sì, a letto la faccio eh, immaginavo, la... immaginavo. Salutiamo comunque anche Andrew Riker che non è stato dei nostri. È... Sicuramente lunedì prossimo tornerà anche Ismaele. Eh, episodio invece 405 che arriverà questo giovedì eh, 28. Mm, sì, sì. Uh, 28 settembre si sì, intitola sì. uh, uh, Fusione mentale errata, qualcosa di, di questo tipo. Vai a cercare Gianluca uh, da qualche parte che dovresti trovare il titolo dell'episodio. Uh, 58 Elvi ci dice: No, povera papera, no, ma sarebbe, sarebbe da ridere, sarebbe da ridere la, la papera che gira negli alloggi e soprattutto che scagazza negli alloggi <ride> perché purtroppo sì. loro non hanno contegno come le galline. Ah, uh, comunque il uh, Finale è carino perché si vede che, insomma, anziché dare importanza al matrimonio, quando scorrono le immagini sul D-Pad, uh, Rutherford e Boimler pensano, sono più concentrati lì a raccontare con entusiasmo uh, la loro cosa del bonsai, che sembra quasi più importante del, del matrimonio e di tutto quello che hanno fatto le ragazze giù sul pianeta. Eh vabbè, vabbè, dai, ci sta, ci sta. Ah, effettivamente io do, do, eh, appoggio questa scelta perché è stata la, la cosa più divertente dell'episodio per quanto mi riguarda. Comunque nel prossimo episodio so che a bordo della Serritos ci saranno tre betazoidi che combineranno casini eh, proprio per, tramite le, le, le loro capacità empatiche. Secondo me sarà un episodio molto divertente che ci farà comunque eh, divertire. Hai trovato il titolo dell'episodio? Uh, sì empathological fallacies che vuol dire in italiano uh, errori logici dell'empatia ok quindi fusione Secondo mentale cui, errata sì. qualcosa di, di questo tipo sì. eh, quindi non ci resta altro che aspettare il 28 per ehm, eh, vedere questo episodio e vedere se cederanno la ehm, eh, non mi viene il nome de de dell'isola dove arrivano i migranti qual è la Lampedusa, Lampedusa all'Africa. Come è stato suggerito da un idiota, <ride> da un milito tonto, come diceva È da un milito <ride> <ride> Allora, allora, sono le 23. Tra le altre cose ricordo sempre che ci stiamo avvicinando ai nostri 6 anni di Extra Trek, dovrebbe essere il 10 ottobre che dovrebbe compiere gli anni Extra Trek e quindi faremo fa... una grande festa a uh, Non penso proprio. <ride> <ride> a meno che vogliate salire voi, però uh, detto questo faremo sicuramente la live di Lower Decks uh, festeggiando uh, e soprattutto sperando di ritrovare il tempo per scrivere gli articoli perché ormai qui uh, il tempo non ci sta più no? De, 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 si devono normalizzare le cose perché ne ho piene veramente le palle. Si devono normalizzare le cose, ma ce la faremo, ce la faremo. Già il fatto che siamo qui a fare le live è una buona cosa, ma ripeto, abbiamo in mente anche eh, una cosa che spero di riuscire a lanciare, eh, se non proprio quando faremo i sei anni poco dopo, detto questo: quando festeggeremo i dieci. No, eh, poco dopo, nel senso, pochi giorni dopo, eh, vedremo quattro no, anni poco. passano in fretta. Eh, beh, giustamente, giustamente. Nel frattempo, avremmo già ceduto la Puglia. A, eh, anche <ride> all'Albania. Sì. <ride> <ride> Oppure potrebbero cedere Lampedusa ad Orione, qui ci viene. Eh vabbè anche, eh, potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un'idea, eh, carissima Kira. Eh, detto questo ragazzi, io direi di salutarvi, grazie mille di essere rimasti qui con noi, eh, di averci tenuto compagnia, mi auguro che vi siate divertiti in nostra compagnia, noi cerchiamo sempre di fare delle live abbastanza eh, frizzanti proprio perché se no ci cioè, addormentiamo ed è giusto che eh, ci possiamo divertire insieme parlando proprio della nostra serie preferita. Sì, Ma... Ci adeguiamo al tenore di Logodex. No. Poi quando ci sono le altre serie siamo un po' più seriosi. Esattamente, esattamente forse, perché dopo... Eh, manco tanto, dipende, sì. dipende anche da quello, dipende <ride> da chi c'è, se, se, se c'è Tagliaferri che salutiamo, ciao Gianni che lui non si segue le serie animate, se, 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 se siamo seri, siamo perché dopo lui eh, è molto serioso. Detto questo, sono le 23.03, grazie mille di essere rimasti qui eh, in nostra compagnia, saluto Gianluca per essere rimasto qui, grazie mille grazie a voi eh, Gianluca, noi no, saremo vai. qui, buonanotte a, tutti. buonanotte a tutti, e saremo qui lunedì prossimo prossimo per un'altra live dedicata proprio a Star Trek Lower Decks. Lunga vita e prosperità. occhi d'occhi, questa non è Ibiza. Amiche e amici, ci rivediamo lunedì alla Maren. Alla Maren. Alla Maren. E eh, non mi eh, Conta 4, conta 3 eh, alla prossima, amici. <ride> Sigla di chiusura. Ah. Ciao, grazie di averci seguito. Buonanotte, buonanotte. buonanotte. Segui Extra Track attraverso i social: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e Telegram, oppure tramite il nostro sito internet extratrack.com. Extra Track, la tua linea di contatto con il mondo sci-fi.